Una domanda proprio secca che mi veniva mentre, prima di tutto, guardando il pubblico che abbiamo radunato questa sera, lei pensi che in tutti i paesi della zona, in questi stessa sera, ci sono manifestazioni, naturalmente meno magari importanti, ma comunque che attraggono centinaia e migliaia di persone? E invece sono venuti qui a sentire musica di qualità. In un'Italia così mi sembra volgare, involgarita. Lei insiste e però ha mercato a pubblico. C'è un'altra Italia. Assolutamente c'è un'altra Italia. Non è vero quello che si vede costantemente in televisione o che si legge costantemente sui giornali, che la nostra società è fatta di persone quasi senza pensiero, senza sensibilità, senza gusto. Io durante i miei concerti, che grazie al cielo sono parecchi, vedo sempre persone attratte dalla buona musica, ma non solo la mia. In Italia abbiamo la fortuna di avere occasioni di, così, di concerti di ogni genere, di musica classica, sacra, musica tradizionale, insomma, siamo ricchi, ricchi di cultura e la gente la va a cercare, la va a trovare. E quindi voglio dire, io vado avanti perché solo così per me ha senso fare quello che Quindi faccio. questa Italia viene mortificata comunque da quello che poi Assolutamente sì. vediamo. Assolutamente viene mortificata, chissà da Viene rappresentata male anche in malissimo, televisione, ma perché adesso mi sembra involgarita proprio anche il non è livello. quella la realtà assoluta, per fortuna non è quella. C'è un popolo che si muove, che pensa, che appunto ha gusto, sensibilità e vuole cercarsi il bello, la bellezza nella vita. E la musica fa parte, no? Di questo, così come la scrittura, così come l'arte in generale, ma anche la natura, la tutela della natura, insomma ci sono tante persone, ma veramente tante, che fanno sì che non siamo e non andremo mai a fondo per proprio questo motivo, insomma. Dagli anni 70, dalla metà degli anni 70, quando lei ha cominciato, prima di tutto il malavoce, uno ce l'ha così o cioè nasce così o Sì, se la coltiva. no, beh, è un dono di natura, alla base c'è questo e poi nel momento in cui, parlo per me ovviamente, poi ognuno ha la sua storia, ma nel momento in cui ho iniziato a cantare mi sono resa conto anche del privilegio di avere un talento, quindi di utilizzarlo al meglio e ho Chi studiato, l'ha ma come scoperto per te. primo? Lei stessa autoconsapevole di Sì, avere il talento? Sì? però diciamo che la mia idea da ragazzina era quella di fare la pittrice, Ah quindi sì? di E stare lo lontana. fa? E dipinge? Adesso meno perché ci vuole molto impegno, altrimenti diventa un hobby e va bene così. Però per farlo così come faccio la musica ho bisogno di tempo, quindi magari un domani, chissà. Ma voglio dire che sin da quando ho iniziato appunto a cantare ho avuto la consapevolezza di voler e dover fare qualcosa Lei di sa che buono, ci insomma. sono tante persone, tanti ragazzi che appunto abbiamo visto prima, abbiamo fatto una rassegna in questi giorni di 12 gruppi, li abbiamo fatti cantare tra l'altro, abbiamo avuto davvero la domanda di 40 gruppi che volevano venire a cantare, volevano venire proprio gratis, volevano venire semplicemente a far sentire musica, il loro messaggio, quello che hanno dentro, e poi alcuni lo esprimono, ma la musica italiana dal 75 ad adesso. Lei non pensi a se stessa, pensi un pochettino al panorama generale. Com'è si è. Da allora ad oggi, Sì. purtroppo anche la musica vive un momento, ormai da parecchi anni la musica, diciamo leggera, la musica pop, perché poi c'è anche tutto il resto, non esiste solo la musica leggera, ma la musica pop soffre di una crisi profonda, data secondo me prima di tutto dal fatto che non si va a cercare all'interno della nostra cultura, ma si va a copiare purtroppo quello che arriva da lontano. E questo è un peccato, perché noi, chi meglio di Come noi? lingua o anche come stile, Come stile ovviamente. Quindi è un po', in questo momento è un po' così, ma non è detto che i giovani appunto non escano di nuovo fuori con qualcosa di straordinario che sia assolutamente competitivo e interessante per gli altri paesi. Lei ha girato il mondo e si dice,
forse mi sbaglio, a un certo punto era scomparsa, era andata via, era andata lontano. A, come Manzoni è andato a risciacquare i panni in Arno, lei è andata in Oriente. Sì. E allora dalla cultura poi ha riscoperto meglio l'Italia. Cioè, sì, poi sono tornata e ho veramente scoperto la bellezza, la meraviglia del nostro paese, della nostra storia, della nostra cultura. Quindi uno a volte ha voglia di andare molto lontano per poi, ritornando, rendersi conto di quali meraviglie ha sotto mano, proprio dietro l'angolo. E questo lo sto scoprendo tutti i giorni. Questa sera, per esempio, un'altra, non che non conoscessi questo luogo bellissimo, però voglio dire, questo tipo di manifestazione qui d'estate dà proprio il senso delle cose belle che accadono in Italia. E questo, per questo vi ringrazio e ringrazio il sindaco che ha. Grazie veramente.